Ma com'è possibile che il tentativo di chiarire una riga scritta su di un libro più di 2000 anni fa abbia generato incredibili scenari e addirittura rivoluzionato il nostro mondo? Io sono Antonio Di Staso, un matematico che si è messo in testa di farvi scoprire quanto è davvero figa la matematica. In questo video, la nascita delle geometrie non euclidee. Che cosa aveva combinato Euclide? Saccheri, Gauss, Bolyai, Lobachevsky e Riemann, la rivoluzione di Einstein. Ma partiamo dall'inizio. Euclide, il primo matematico stipendiato della storia. Di lui sappiamo che veniva da... Non lo sappiamo. Però sappiamo che nacque nel... Non lo sappiamo. Però almeno sappiamo che morì. Non sappiamo nemmeno quando morì. Ma Euclide è esistito veramente? Praticamente di lui non sappiamo nulla, se no che ha scritto 13 libri, i famosi elementi di Euclide. Euclide scrisse la sua opera monumentale in un posto unico della storia, la biblioteca di Alessandria in Egitto. Alessandria si chiama così perché è stata fondata direttamente da Alessandro Magno. La leggenda narra che quando Alessandro arrivò sulle coste dell'Egitto, prese un sacco di grano, lo forò e ne tracciò la pianta. La città doveva essere il nuovo punto di riferimento del mondo, grande, ricca, colta. Quando Alessandro morì a Babilonia, il suo corpo venne trasportato qui e sepolto nella sua città, Alessandria, la città che porta il suo nome. Il suo successore, il generale Tolomeo, prese il controllo della città e incominciò i lavori per la costruzione di una biblioteca. Non doveva essere una biblioteca, doveva essere la biblioteca, doveva essere la più ricca e fornita biblioteca che l'umanità avesse mai visto. Tutti i manoscritti trovati a bordo delle navi che approdavano ad Alessandria dovevano essere confiscati e portati nella grande biblioteca. Dovevano essere tutti ricopiati. E se erano pezzi rari, al proprietario veniva restituita soltanto la copia, l'originale veniva conservato nel prezioso archivio della biblioteca. In poco tempo tutto il sapere dell'umanità si concentrò nella biblioteca di Alessandria. Il grande vantaggio della biblioteca di Alessandria fu che lì, a due passi, cresceva abbondante il papiro, il materiale usato per scrivere e copiare i testi. Non c'era mica la carta. Ma che pensate? Serviva il papiro. E ne serviva abbondante. In greco il papiro si chiama proprio Biblos, da cui il nome biblioteca. Quindi biblioteca vuol dire luogo in cui sono custoditi i papiri. Euclide ebbe la grande fortuna di poter lavorare lì dentro. Aveva a disposizione tutto il sapere dell'umanità. Ecco perché è così importante la sua opera. Ed oggi ne parliamo ancora. Praticamente Euclide aveva a disposizione Wikipedia. L'opera di Euclide, Gli elementi, è fatta da 13 libri. 13 libri che seguono una gerarchia molto precisa, seguono un ordine sia esterno tra i volumi che un ordine interno. Quest'ordine creato da Euclide ha condizionato per sempre la matematica nel bene e nel male. Sì, è certo, ha mostrato in maniera incredibile per la prima volta che la matematica è un'elegante costruzione logicamente dedotta a partire da poche semplici verità. Dall'altro lato, però, l'opera di Euclide è servita ad alimentare un pregiudizio. Un pregiudizio che la matematica si porta ancora oggi addosso. Il pregiudizio che la matematica sia scolpita nella roccia una volta e per sempre. Ma no, no, la matematica non è scolpita nella roccia. Anzi, è un'avventura estremamente creativa in cui bisogna provare, sbagliare, pasticciare 100.000 volte. Gli elementi di Euclide hanno avuto un successo straordinario. Pensate, dopo la Bibbia è l'opera che ha avuto più ristampe da quando esiste la stampa. Gli elementi di Euclide hanno 120 definizioni, 372 teoremi e 92 problemi. Prima c'è la geometria nel piano, poi la teoria dei numeri e infine la geometria nello spazio. Ma proprio all'inizio, proprio prima di iniziare qualsiasi discorso, Euclide ci presenta i personaggi. Sembrano proprio un'opera teatrale questi elementi di Euclide. I primi personaggi sono il punto, ciò che non ha parti, la linea, una lunghezza senza larghezza, la superficie, ciò che ha soltanto lunghezza e larghezza. Poi Euclide scrive 5 fatti molto evidenti, 5 nozioni comuni. Cose uguali ad una stessa cosa sono uguali tra loro. Aggiungendo quantità uguali a quantità uguali, le somme sono uguali. Sottraendo quantità uguali da quantità uguali, i resti sono uguali. Cose che coincidono con un'altra sono uguali all'altra. L'intero è maggiore della parte. Ed infine, prima di incominciare l'opera vera e propria, Euclide enuncia 5 postulati,
I postulati sono delle verità immediate, immediatamente ovvie, delle verità sulle quali non serve fare nessun ragionamento né dare spiegazioni, talmente sono evidenti. Eccole, queste cinque verità. Congiungendo due punti casuali del piano, si forma un segmento di retta. E questo è evidente. Un segmento di linea retta può essere esteso indefinitamente in una linea retta. Beh, ovvio. Dato un segmento di linea retta, un cerchio può essere disegnato usando il segmento come raggio ed uno dei suoi estremi come centro. Beh, certamente. Tutti gli angoli retti sono congruenti tra loro. Ma sicuro. Poi c'è l'ultimo postulato. Il quinto postulato. Se due linee sono disegnate in modo da intersecarne una terza, in modo che la somma degli angoli interni da un lato sia minore di due angoli retti, allora le due linee si intersecheranno tra loro dallo stesso lato se sufficientemente prolungate. Ma questo quinto postulato non mi sembra tanto chiaro. Non mi sembra affatto una verità evidentissima, anzi, a leggerlo non si capisce niente. E a leggere i libri di Euclide sembra che nemmeno lui, Euclide, ci credesse più di tanto in questo quinto postulato. Euclide fa di tutto per non usarlo mai. Lo usa solo quando ha ormai dimostrato tutti i teoremi che si potevano dimostrare senza. Da subito questo quinto postulato ha creato non pochi problemi. Appena uscita l'opera di Euclide, i matematici hanno subito tentato di risolvere questo problema del quinto postulato. Non è che riusciamo a sostituire questo postulato di Euclide così complicato con uno più semplice, con uno più immediatamente evidente? E se invece riuscissimo a dedurre questo quinto postulato dagli altri quattro? A dedurre questo quinto postulato dagli altri quattro, cioè a dimostrarlo, ci hanno provato Nasir eddin dalla Persia, Wallis da Oxford. Ma niente. Nel 1769 Joseph Fenn, invece, tentò di sostituire il quinto postulato di Euclide con uno più semplice, questo. Due rette che si intersecano non possono essere entrambe parallele a una terza. Nel 1795 anche John Playfair trova una formulazione più semplice. Dati una qualsiasi retta R ed un punto P non appartenente ad essa, è possibile tracciare per P una e una sola retta parallela alla retta R data. Questa formulazione di Playfair del quinto postulato di Euclide è quella che troviamo oggi nei libri scolastici. Dopo Playfair, Adrien-Marie Legendre, colui che ha dimostrato l'ultimo teorema di Fermat nel caso particolare di n uguale 5, lavorò al quinto postulato di Euclide per 20 anni senza cavarne nulla. Ma lo sforzo più significativo fu fatto da Gerolamo Saccheri. Gerolamo Saccheri è il padre, a sua insaputa, delle geometrie non euclidee. A sua insaputa, perché Saccheri voleva salvare la geometria di Euclide. Euclides ab omni nevo vindicatus. Euclide riscattato da ogni difetto si chiama la sua opera principale. E invece Gerolamo Saccheri a 18 anni entra nei Gesuiti di Genova. Conclude poi i suoi studi nel Collegio dei Gesuiti a Milano. L'intenzione di Saccheri era quella di salvare il quinto postulato di Euclide e salvare così tutta la geometria di Euclide. Saccheri parte da un quadrilatero. Gli angoli alla base sono retti ed uguali. E gli altri due angoli? Se fossero entrambi maggiori di 90 gradi, che accadrebbe? Se fossero entrambi maggiori di 90 gradi, arriviamo ad una contraddizione. Ok, quindi non possono essere maggiori di 90 gradi. E se invece fossero minori di 90 gradi? Con questa ipotesi Saccheri è partito per un lungo e contorto ragionamento che alla fine non lo portò da nessuna parte. Cioè, lui credeva di essere giunto ad una contraddizione, ma in realtà non era una vera e propria contraddizione. Niente, la questione rimaneva aperta. Questi ragionamenti di Saccheri permisero ai matematici successivi di costruire dei nuovi sistemi geometrici totalmente diversi da quello di Euclide. Ecco perché Saccheri è il padre inconsapevole delle geometrie euclidee. Lui credeva di aver salvato Euclide e invece ha scatenato il pandemonio. Gli sforzi successivi per trovare un sostituto accettabile per il quinto postulato di Euclide, o per dimostrarlo, furono così numerosi che nel 1759 D'Alembert addirittura chiamò il problema del quinto postulato di Euclide lo scandalo degli elementi della geometria. Nel 1763 Klugel finalmente propone una soluzione. Oh, sentiamo. Klugel dice: scusate, impariamo dagli sforzi di Saccheri. Saccheri non è giunto ad una evidente contraddizione, ma è giunto a risultati che sono in disaccordo con l'esperienza. E se la verità dei postulati fosse basata sull'esperienza?
Cioè, Kruegel proponeva di fondare la geometria non su verità evidenti di per sé, ma su fatti dedotti dall'esperienza. La geometria sull'esperienza. Scosso da Kruegel, Heinrich Lambert, colui che ha dimostrato l'irrazionalità di pi greco, ripercorse il lavoro fatto da Sacchetti e arrivò ad una conclusione ancora più sconcertante. È chiaro che supporre che il quadrilatero di Sacchetti, quanto a due angoli acuti, non porta a nessuna contraddizione. E se portasse invece ad una nuova geometria? Una nuova geometria? In che senso? Sin da Euclide, cioè sin dal 300 a.C., ma sicuramente anche millenni prima. La geometria quella è: prendo un bastone e traccio un quadrato nel terreno, tiro linee, disegno cerchi. Questa è la geometria. Che cosa significa una nuova geometria? Per rispondere a questa domanda serve Gauss. Gauss era abbastanza convinto che il quinto postulato di Euclide non potesse essere dedotto dagli altri quattro. Per Gauss, il quinto postulato portava ad un bivio. Era chiaro ormai. O lo si accettava così com'era, o si incappava in nuove costruzioni geometriche mai concepite prima, come si era visto con i tentativi di Sacchetti. Gauss incominciò a sviluppare una nuova geometria, la geometria anti-euclidea. Il difetto di Gauss? Eh sì, anche Gauss aveva i suoi difetti. Il suo difetto più grande era il perfezionismo. Non pubblicava nulla se non fosse perfetto. Così, delle sue idee sulla geometria anti-euclidea non abbiamo un'esposizione chiara e completa. Abbiamo solo idee abbozzate o appena accennate in lettera d'amici. Per amor di Dio, te ne supplico, lascialo stare! Devi temerlo non meno di una passione carnale, perché anch'esso può prendersi tutto il tuo tempo e privarti del benessere, della tranquillità della mente e della felicità nella vita. Queste sono le parole che il padre rivolse a Bolyai. Bolyai e Lobachevsky, in maniera indipendente, sono quelli che hanno portato fino in fondo le idee di Gauss sulle geometrie anti-euclidee. Lobachevsky prende una retta passante per AB e poi prende un punto C. Poi divide tutte le rette passanti per C in due classi, le rette che incontrano la retta passante per AB e quelle che non la incontrano. Queste due classi sono divise da due rette molto particolari, le rette P e Q. Lobachevsky chiama queste due rette parallele. Tutte le rette che stanno al di là di queste due rette non intersecano la retta passante per AB. Una nuova geometria è nata. Questa nuova geometria contiene un numero infinito di rette parallele passanti per C. In questa nuova geometria, la somma degli angoli di un triangolo è sempre minore di 180 gradi. Ciaone, Euclide! Ma chi è il papà di questa nuova geometria? Lobachevsky? Oppure Gauss o Bolyai? Qui, la matematica si tinge di giallo. Gauss era un perfezionista e non pubblicò mai le sue idee sulla nuova geometria. Però Lobachevsky e Bolyai sì, altro che si pubblicarono. Il loro approccio è molto simile. Molto simile! Però Lobachevsky era un matematico russo, Bolyai era ungherese e Gauss tedesco. Come mai le loro idee sono così simili? Il maestro di Lobachevsky, Johann Martin Bartels, era un buon amico di Gauss. Possibile che Bartels non abbia riferito a Lobachevsky i progressi di Gauss nella nuova geometria? Il padre di Bolyai era un intimo amico di Gauss. Ci sono addirittura delle lettere tra Gauss ed il padre di Bolyai in cui discutono dell'assioma di Euclide. Sicuro che il padre di Bolyai non abbia riferito nulla? Fatto sta che grazie a Gerolamo Sacchetti e poi a Gauss, Lobachevsky e Bolyai, l'umanità ha compiuto il passo più rivoluzionario dal tempo dei Greci. Gli impatti di tale invenzione sono stati fortissimi, non solo nel mondo astratto della matematica, ma anche nel mondo quotidiano. Le tecnologie di oggi sono nate grazie a questa invenzione. Ora ci arriviamo a capire perché. Prima chiariamo una cosa. Finora, cosa ci sta insegnando questa storia? Secondo voi, la pura curiosità intellettuale è una giustificazione sufficiente per l'esplorazione di qualsiasi idea matematica? È corretto fare matematica senza preoccuparsi di possibili applicazioni? E tanto, prima o poi qualcosa di utile si troverà. No, in realtà, proprio questa storia ci sta dicendo il contrario. Le geometrie non euclidee sono venute fuori dopo secoli di ricerche sul quinto postulato di Euclide. L'intenzione iniziale non è mai stata quella di creare nuove geometrie. Erano tutti fortemente interessati a questa assioma perché doveva essere una verità evidente
Ma non lo sembrava. E gli assiomi della geometria sono le proprietà fondamentali dello spazio fisico. E vaste aree della matematica e della fisica usano proprio le proprietà della geometria euclidea. Era in ballo l'intera nostra comprensione della natura. Il problema del quinto postulato di Euclide è il più fondamentale dei problemi fisici. Adesso entra in scena il più profondo filosofo della geometria, Georg Bernard Riemann. Gauss assegnò a Riemann il tema dei fondamenti della geometria come tema per la lezione per l'abilitazione all'insegnamento. La lezione fu tenuta da Riemann nel 1854 dinanzi alla facoltà di Göttingen. Gauss era presente. Riemann riconsiderava l'intero approccio allo studio dello spazio geometrico. Quali sono i fatti dello spazio fisico intorno ai quali possiamo essere certi? Lo scopo di Riemann era di dimostrare che gli assiomi di Euclide in realtà sono verità empiriche, cioè dedotte dall'esperienza e non verità matematiche di per sé evidenti. Ma incredibile! Riemann si concentrò sugli aspetti locali dello spazio. Adesso con Riemann lo spazio smetteva di essere visto come un blocco unico e monolitico. Nella sua nuova visione locale dello spazio, Riemann introduce il concetto di varietà. Uno spazio che localmente è proprio quello di Euclide, ma solo localmente. Globalmente può essere molto diverso e per giunta questo spazio può avere un numero di dimensioni qualsiasi. Fermi un attimo. Che cosa significa un numero di dimensioni qualsiasi? Noi abbiamo sempre avuto a che fare con lo spazio a tre dimensioni, no? Ci muoviamo in lungo, in largo, in alto. Riusciamo ad immaginare uno spazio bidimensionale o monodimensionale? Uno spazio quadridimensionale, pentadimensionale, milledimensionale? Riemann ci porta in questi territori incredibili e senza uso di stupefacenti. Nella geometria di Riemann le dimensioni sono tantissime. Il percorso più breve fra due punti non è più una retta, ma una geodetica. Il quinto postulato di Euclide ormai è solo un ricordo. Addirittura in uno spazio curvo possono essere zero le rette parallele. Per Riemann la questione fondamentale a questo punto rimaneva quella di capire se queste varietà sono confermate dall'esperienza. Nonostante tutto questo livello di astrazione, Riemann era profondamente convinto che sarebbe stata la fisica a stabilire qual è la vera geometria, quella che si adatta meglio allo spazio fisico. Come vedremo alla fine di questo video, questa di Riemann è un'autentica profezia. Il lavoro di Riemann creò un enorme interesse e molti matematici si affrettarono a completare le idee di Riemann. Eugenio Beltrami, professore di matematica a Bologna, Elvin Bruno Christoffel, professore di matematica a Zurigo, e Rudolf Lipschitz, professore di matematica a Bonn, furono questi tre i primi a lavorare sulle idee di Riemann. Qualche decennio dopo, questa volta dall'Università di Palermo, arrivano degli sviluppi notevoli alla geometria di Riemann. È Gregorio Ricci Curbastro a portare un nuovo approccio, il calcolo tensoriale. 9 anni dopo, Ricci ed il suo allievo Tullio Levi Civita collaborarono ad un lavoro. Il calcolo tensoriale assume la sua forma definitiva. Ma che cos'è questo calcolo tensoriale? Il calcolo tensoriale è un calcolo che si fa con i tensori. Bene. E i tensori che cosa sono? I tensori sono degli strani oggetti della geometria riemanniana. Possiamo immaginare un tensore come una grande scatola fatta di scatole e dentro ci sono tutte le informazioni per capire e studiare lo spazio in cui il tensore vive. È l'estate del 1912 quando Einstein si convince che in un campo gravitazionale la geometria euclidea non poteva reggere. Einstein così scrive a Marshall Grossman, suo vecchio amico e matematico: devi aiutarmi o impazzirò. Grossman va in biblioteca per fare una piccola ricerca per conto di Einstein. Dalle ricerche di Grossman salta fuori un nome, Bernard Riemann. Ecco ciò di cui Einstein aveva bisogno. La geometria di Riemann e il calcolo tensoriale di Ricci Curbastro e Levi Civita. Nel giro di una settimana Einstein, grazie a questa nuova geometria, riuscì a fare notevoli progressi. I progressi che Einstein fece furono talmente incredibili che lui stesso scrisse in una lettera: mai prima d'ora nella mia vita mi sono preoccupato tanto di qualcosa e ho acquistato enorme rispetto per la matematica, le cui parti più sottili, nella mia ignoranza, avevo considerato finora come un mero lusso. Quella che sembrava una delle formulazioni più astratte della geometria che la mente umana avesse mai concepito si rivelava ora
quella più adatta a descrivere la natura. Quando Einstein, dopo un immane sforzo, riuscì a completare le sue equazioni, le mise subito alla prova. Due erano le grandi previsioni sperimentali da verificare: il moto di Mercurio e la curvatura della luce. Mercurio, oltre a ruotare intorno al Sole, ha anche un altro tipo di movimento. La sua intera orbita, nel corso dei secoli, ruota intorno al Sole, formando una specie di rosa. Tutti i pianeti hanno anche questo tipo di moto, ma Mercurio, essendo il più vicino al Sole, è quello che ce l'ha più accentuata. Già la teoria di Newton prevedeva un movimento simile, però i dati delle osservazioni non coincidevano con i dati previsti dalla teoria di Newton. Sembra che Mercurio avanzi più velocemente di quanto la teoria di Newton predica. Per spiegare questa discrepanza furono proposte varie soluzioni. C'è chi ipotizzò persino l'esistenza di un altro pianeta vicinissimo al Sole, più vicino di Mercurio, il pianeta Vulcano. Einstein cominciò a fare i calcoli. A quell'epoca Einstein viveva da solo, si era da poco separato da sua moglie Mileva Mari. In quel periodo Einstein era scivolato in un'esistenza allo stato brado. Lavorava a qualsiasi ora del giorno e della notte. Viveva esclusivamente di caffè, biscotti e salsicce. In quei giorni matti e disperati, inserì la massa del Sole e quella di Mercurio nelle sue equazioni. Apparve 43. Einstein vide quel numero. Il cuore iniziò a battergli forte nel petto. Lo sentiva forte nelle orecchie. 43 secondi d'arco era proprio il valore che le equazioni di Newton non riuscivano a prevedere. Einstein aveva 36 anni e mezzo. Due generazioni prima, Gauss, Bolyai e Lobachevsky avevano inaugurato questo mondo. Poi Riemann, Ricci Curbastro e Levi Civita lo avevano corazzato con un incredibile armamentario matematico. Ed ora Einstein portava al trionfo definitivo le loro intuizioni. La profezia di Riemann si era avverata. La natura ha rivelato che la vera forma dell'universo è una geometria anti-euclidea. L'universo è un mondo quadridimensionale. Tempo e spazio erano finalmente privati delle ultime tracce di realtà oggettiva. L'altra prova sperimentale alla quale sottoporre la teoria di Einstein era quella della deflessione della luce. Una fortuita coincidenza, che lascerei spiegare ai teologi piuttosto che ai fisici, vuole che il Sole e la Luna siano alla giusta distanza dalla Terra. Così che la Luna, quando passa esattamente sopra il Sole, riesce totalmente e perfettamente ad oscurarlo. Terra, Luna e Sole non sono né un metro più lontani né un metro più vicini. L'eclissi era prevista il 29 maggio del 1919, sicuramente una delle eclissi totali di Sole più promettenti degli ultimi anni. Quell'eclisse cominciava nel Pacifico orientale, dove il Sole sarebbe sorto già oscurato, avrebbe percorso Sud America e Atlantico del Sud per terminare infine al tramonto in Africa. A marzo Arthur Eddington salpò da Londra alla volta dell'isola Principe, al largo della costa dell'Africa occidentale, con una barcata di apparecchiatura alla testa di una storica spedizione. La pioggia fece temere il peggio. Nulla è più ostile delle nuvole per una spedizione astronomica. Un'ora e mezzo prima dell'oscuramento totale, la pioggia cessò. Il cielo però non fu mai completamente sgombro dalle nuvole. Furono scattate 16 lastre fotografiche. Soltanto una lastra riuscì a fotografare bene le stelle apparse attorno al Sole nel momento di oscurità. Se le equazioni di Einstein sono corrette, se è vero che la geometria dell'universo è quella riemanniana, Eddington avrebbe dovuto vedere, in quella lastra, alcune stelle spostate rispetto alla loro posizione nel cielo di notte, senza il Sole. La luce non percorre una linea retta nello spazio curvato dalla gravità del Sole. A settembre Eddington aveva finito di misurare gli spostamenti delle stelle nella lastra. Rivoluzione nella scienza, nuova teoria dell'universo, idee newtoniane sopraffatte. Così la mattina dopo recitavano i titoli del Times di Londra. Il giorno dopo anche il New York Times gli fece eco. Gerolamo Saccheri, Gauss, Lobachevsky, Bolyai, Riemann, Ricci Curbastro, Levi Civita ed Albert Einstein hanno svelato che il segreto dell'universo risiede nelle curve geometriche a dimensione superiore. E grazie a questa avventura oggi possiamo usare con estrema precisione e facilità il GPS, poiché i satelliti GPS si trovano in campi gravitazionali deboli rispetto alla Terra. Gli effetti della relatività generale, come la dilatazione del tempo, devono essere presi in considerazione per fornire posizioni accurate. Senza questa correzione, i dispositivi GPS sarebbero inutilizzabili. Da Euclide, dall'antica biblioteca di Alessandria fino alle rivoluzionarie scoperte di Riemann ed Einstein,
abbiamo percorso un viaggio incredibile, un viaggio che ci ha mostrato quanto la realtà sia più originale dei nostri pensieri, quanto incredibilmente utile può rivelarsi la matematica, perché non c'è niente di più pratico di una buona teoria.